Ciao, sono Stefano Boscarato, creatore del sistema di vendita immobiliare e autore del libro Agenti Immobili. Anche oggi parliamo di un argomento che riguarda, guarda caso, la mia specializzazione. Se mi conosci un po', sai che sono specializzato esclusivamente nella vendita di immobili residenziali, case e appartamenti. Quindi parleremo proprio di quello, visto che sono solamente 30 anni e rotti che lo faccio e ho letteralmente venduto migliaia di immobili. Ti parlerò della differenza tra chiamare un locale stanza o camera. E tu dirai, ma chi se ne frega di come lo chiamiamo, se ci dormo è camera. In realtà devi sapere che le planimetrie catastali, che sono quelle che fanno fede per la destinazione d'uso delle varie stanze, oltre al progetto depositato in comune, dicono a cosa deve essere destinata quella singola stanza, quel singolo locale. Se prendi la piantina catastale di casa tua, o il progetto depositato in comune, noterai che nella stanza in cui hai il soggiorno c'è scritto soggiorno, dove cucini c'è scritto cucina, bagno bagno e dove dormi dovrebbe esserci scritto camera. Solo che talvolta troviamo dove dormiamo che è accatastato come studio, ripostiglio, eccetera, eccetera. E tu dirai, questo cosa implica? Chi se ne frega? Implica che probabilmente se quella stanza, quel locale non è accatastato come camera, significa che gli manca magari qualche requisito, la superficie minima o la superficie finestrata apribile. E quindi qual è il problema, mi dirai? Beh, il problema è che se vendi casa e indichi nell'annuncio e poi magari anche nel preliminare che stai vendendo una casa con 3 camere, ma in realtà sono 2 camere più uno studio, l'acquirente potrebbe dire, no tesoro, tu mi hai promesso sia nell'annuncio che nel preliminare che mi vendi 3 camere, quindi io voglio una riduzione del prezzo. E tu dirai, Madonna, per una cosa di questo tipo, certo, perché può incidere sicuramente sul valore commerciale, la destinazione d'uso di una stanza. Ma dopo una persona potrebbe semplicemente dire, io rispetto le leggi, io faccio camera dove si può fare camera, non dove c'è scritto studiolo, ripostiglio, eccetera, eccetera. Quindi è fondamentale che tu indichi da subito bene se stai vendendo 2 camere più studio, o altrimenti in maniera molto semplice, di che stai vendendo 2 camere più una stanza, o in maniera generica addirittura metti 3 stanze. Poi specificherai personalmente al cliente potenziale che 2 sono accatastate come camera, che una come studiolo, ma ci sono tutti i requisiti per poterla adibire a camera. Quindi dirai qual è la realtà dei fatti. Non commettere l'errore di mettere che stai vendendo 3 camere, per esempio, quando in realtà camere ce ne sono solamente 2. In effetti, dal punto di vista urbanistico e catastale. Questo ti salverà da eventuali scontistiche richieste, ma anche da problemi, per esempio, di inadempimento del contratto. Perché se tu dici 3 camere e ne stai vendendo 2, in realtà sei inadempiente, stai vendendo una cosa che non è. Spero che questo consiglio ti possa essere utile per vendere al meglio la tua casa in completa sicurezza e tranquillità. Se hai bisogno di una consulenza gratuita, di analizzare insieme queste cose, insieme a un mio consulente certificato sistema di vendita immobiliare, contattami, puoi andare sulla pagina consulenzavendercasa.it o semplicemente mandandomi un messaggio attraverso tutti i social che vedi in cui il sottoscritto compare. E intanto ti auguro una splendida vendita.